Allora Barbara, partiamo subito perché, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno, pensate, di un compositore e violinista veneziano tra i più famosi nel mondo. Nel 1678 a Venezia nasceva Antonio Vivaldi. Il padre Giovanni era barbiere e violinista, mentre la madre Camilla Calicchio era figlia di un sarto. Nel 1685 il papà Giovanni Battista Vivaldi lasciò il lavoro da barbiere per diventare violinista della Basilica di San Marco, a quel tempo cappella privata del Doge di Venezia. Antonio Vivaldi imparò a suonare il violino dal padre, dimostrando grande talento, e a 12 anni fu ammesso a frequentare i musicisti della Cappella del Doge. Nonostante la giovane età, la sua fama iniziò presto a diffondersi. Da uno stipendio, pensate, di 60 ducati nella giovane età, nel 1704 arrivò a percepire 100 ducati, perché iniziò ad insegnare anche la viola. Durante questi anni Vivaldi scrisse gran parte della sua musica, comprese molte opere e anche numerosi concerti. Nel 1705 venne pubblicata la sua prima raccolta, l'Opus 1, una collezione di 12 sonate a tre. Dagli atti registrati è possibile constatare che tra il 1723 e il 1729 fu pagato per comporre almeno 140 concerti. Nel 1725 scrisse un capolavoro, Le quattro stagioni, quattro concerti per violino che rappresentano le scene della natura in musica. Nel 1730, accompagnato dal suo papà, viaggiò tra Vienna e Praga, dove fu rappresentata tra le altre la sua opera Farnace. La vita di Vivaldi, come tanti compositori di quell'epoca, si conclude infelicemente. Pensate, a Venezia la sua musica non era più ascoltata per i rapidi cambiamenti dei gusti musicali e l'affermazione dell'opera napoletana lo avevano messo proprio fuori moda. Decise quindi di trasferirsi a Vienna, dove era stato invitato da Carlo VI e dove sperava forse di occupare qualche posizione ufficiale a corte. È inoltre alquanto probabile che Vivaldi avesse in mente di mettere in scena alcune sue opere. Per finanziare il suo trasferimento a Vienna non esitò a vendere i suoi manoscritti. Disgraziatamente, poco dopo il suo arrivo a Vienna, nel 1740, Carlo VI morì. Questo tragico colpo di sorte della morte di re Carlo VI e della guerra di successione portò il compositore senza protezione imperiale e senza guadagno, senza reddito. A Vivaldi, forse perché era troppo malato, troppo povero, non restò altro che rimanere a Vienna, pensate, svendendo per tirare avanti altri suoi manoscritti. E nella notte tra il 27 e il 28 luglio del 1741 morì all'età di 63 anni per un'infezione intestinale. Fu sepolto a Vienna in una fossa comune, con un rito dedicato solo esclusivamente ai poveri. Non si ha conoscenza dettagliata degli strumenti appartenuti a Vivaldi. Tuttavia è venuta alla luce una vicenda riguardante il violino, fabbricato da Nicola Amati nel 1646 e donato negli anni 30 del Novecento a Benito Mussolini, che ricollega tale strumento a Vivaldi stesso. Le vicende della vita del violino sono plurime e tutte legate dal fatto che esso fu uno degli strumenti abbandonati da Vivaldi a Venezia prima della sua ultima partenza per il nord, negli anni antecedenti alla sua morte. C'è una curiosità.
Pensate, all'età di 10 anni iniziò gli studi per diventare sacerdote, per assolvere il voto della madre il giorno della sua nascita. Ma i suoi problemi di salute sembrano una forma grave di asma. Gli condizionarono tutta la vita, sacerdozio compreso, tant'è che dovette lasciare le celebrazioni liturgiche. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, vi aspetto domani. Io vi do un grande, grande abbraccio. Ciao da me, Silvia Pagni.